Ma guardi, io penso che in Italia la libertà di stampa sia assolutamente garantita. Lei è qua, mi fa può farmi tutte le domande che vuole, quindi lei è proprio la figura, diciamo, che testimonia che c'è una piena libertà di stampa. Io rispondo a tutte le domande. Sono stato spesso dall'altra parte, quindi mi ritengo ancora un giornalista, sia pure in aspettativa, per fare questo lavoro, come hanno fatto altri giornalisti. Ma come la legge questa polemica, secondo lei, da dove... quali sono le motivazioni, visto quello che dice? No, ma secondo me non è, come dire, molto costruita, una cosa che francamente non vedo. Io l'ho detto più volte, l'ho anche raccontato con dati di fatto precisi, no? Nel mio telefonino io ho le chat, che non vi faccio vedere, di ministri di passati governi che si lamentavano di quello che io, facevo, no? Mi ricordo l'epoca della pandemia, quando noi facevamo il nostro lavoro andando a fare inchieste, andando a verificare i fatti, alcuni ministri mi scrivevano in maniera piccata, e uso questo termine per ingentilire il tutto, ma i termini erano molto più alti, mi scrivevano per, diciamo, contestare il nostro operato. Quindi diciamo che questo fa parte di una dialettica di tutte le democrazie. Io penso che la libertà di espressione di stampa sia uno dei pilastri della democrazia. La democrazia storicamente nasce proprio quando si riconosce la libertà di espressione, che è un valore sacrosanto e che io sono proprio a difendere, proprio perché io ho subito delle censure. Io da giornalista Rai ho subito delle censure, le ho anche documentate. Quando vuole lei viene e io gliele racconto tutte nei dettagli. Io non voglio che altri abbiano censure.